In un pranzo della domenica il dolce non può mancare. Vi propongo un'altra ricetta. Le mie ricette nascono da questa cucina, ma anche dall'esperienza delle mie nonne e della mia famiglia. Molte nascono dai vicini di casa, che quando mi regalano una torta, poi in realtà mi danno anche la ricetta. Questa torta è dedicata a una mia carissima amica, che si chiamava Luisella, a cui ero molto legata, quindi l'ho voluta chiamare come lei. Per fare la torta Luisella mi servono 4 uova, 180 g di zucchero, 100 g di burro fuso, 180 g di farina, 200 di noci, 100 g di uvetta e 100 g di cioccolato fondente. Per prima cosa metto a bagno l'uvetta con dell'acqua tiepida. Anche qui, se non vogliamo utilizzare l'acqua e la vogliamo fare un pochettino più gustosa, usiamo un buon liquore. Poi in una ciotola metto tutte le polveri, quindi la farina, e lo zucchero e do una mescolata. Questa è una ricetta facilissima perché si fa proprio con un mestolo, non servono elettrodomestici, frullini, fruste, non c'è il lievito, quindi non c'è il rischio che non cresca la torta, ma vi assicuro che è buonissima nella sua semplicità. Adesso aggiungo il burro fuso . I dolci e i piatti spesso hanno nomi di fantasia e a me piace nominarli o legandoli alle persone oppure a qualche ricordo. Così la cucina alla fine è più divertente. Possiamo mettere del cioccolato fondente tagliato grosso, così la torta è più scrocchiarella. Poi aggiungo le noci, anche queste le ho tagliate in modo grossolano. L'uvetta strizzata. Ragazzi, non vi spaventate se vedete un aspetto un po' insolito per una torta, eh? Assomiglia ad un panforte e sarà perfetto per il vostro pranzo della domenica, fidatevi. E adesso aggiungiamo le uova una alla volta. Quando il primo uovo è ben amalgamato, aggiungiamo il secondo. Questo è un dolce che la mia amica Luisella preparava in abbondanza e lo regalava a tutte le amiche per Natale. E adesso abbiamo continuato a farlo noi per lei. Anche perché poi alla fine viene una torta bassa, carina, che è anche molto semplice da confezionare, quindi una bellissima idea regalo, oltre che molto gustosa. Come vedete l'impasto si sta un pochettino ammorbidendo, quindi poi in cottura si lega tutto. Verrà questo dolce gustoso, aromatico, perché si sente il cioccolato, si sentono le noci, l'uvetta, che abbinato ad un vino dolce, da noi si usa il vino cotto, è la fine del mondo. E a Natale vicino al caminetto non manca mai a casa mia. L'impasto è pronto, adesso lo metto in una teglia già imburrata e infarinata del diametro di circa 26-28 cm. Allargo l'impasto per bene. Buona pure cruda questa. E adesso faccio cuocere in forno già caldo
a 180 gradi per 40 minuti col forno statico, col forno ventilato a 170 gradi per lo stesso tempo. E mentre la torta cuoce, io vado fuori a godermi un po' la mia campagna. Durante i pranzi della domenica le tavolate sono lunghe e il pensiero va ai bambini. Cosa preparare per loro e come gestirli durante un lungo pranzo con i parenti? Io di solito preparo un tavolo a parte per i bambini e utilizzo una tovaglia di carta. Così, quando avranno finito di mangiare, possono restare a tavola e disegnare sulla tovaglia. Ecco la mia torta Luisella, adesso l'assaggio. Ogni volta che la mangio è sempre buona sta torta. L'ho fatta in casa per voi. Per fare la torta Luisella iniziamo unendo la farina allo zucchero e amalgamiamo bene con un cucchiaio. Aggiungiamo il burro sciolto. A questo punto inseriamo il cioccolato, le noci, l'uvetta precedentemente reidratata in acqua e mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Mettiamo nel composto un uovo alla volta e mescoliamo bene. Una volta che il nostro composto è ben amalgamato, lo trasferiamo su una teglia imburrata e infarinata. Cuociamo la torta in forno statico a 180 gradi per 40 minuti oppure ventilato a 170 per lo stesso tempo. In un pranzo della domenica, naturalmente, l'importante è l'organizzazione, il farsi aiutare, preparare cose buone, ma la cosa più importante è di mangiare tutto in famiglia e stare insieme.